Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video story time un po' speciale perché oggi è il mio compleanno, compio 40 anni e volevo fare insieme a voi delle riflessioni, perché comunque quando si arriva a compiere un'età come questa e quindi ci si rende conto di essere più o meno a metà della vita all'incirca comunque, si fanno delle riflessioni, si fa un bilancio, si comincia a pensare che cosa ho, che cosa non ho, cosa ho avuto, cosa avrei voluto avere e quindi insomma si mettono un po' sul tavolo tutte le cose che sono accadute o che non sono accadute e si comincia a pensare fino a che punto magari si è soddisfatti, fino a che punto non lo si è. E quindi ho pensato, ma sì, facciamo un video e condividiamo con i miei iscritti queste riflessioni. Ovviamente non vi racconterò tutta la storia della mia vita, perché ci vorrebbe un video lungo 2 anni, perché 40 anni di vita sono veramente tanti, però volevo raccontarvi un po' le tappe fondamentali e poi fare con voi qualche riflessione sulla mia vita, su quello che mi è successo, che comunque mi sento di condividere. Ovvio non vi racconterò le cose super riservate, super private, perché quelle restano private, però alcune cose comunque posso raccontarvele. Intanto vi posso dire che io sono nata in una famiglia molto unita, ho avuto veramente tantissimo affetto e tantissimo amore da tutti. Quindi da quel punto di vista diciamo che mi ritengo veramente fortunata, perché non è scontato, non sempre si nasce in una famiglia dove si riceve solo amore, quindi diciamo che io non lo do per scontato, la considero una fortuna e per me è andata così. Quando ero piccola, soprattutto poi essendo figlia unica anche, avevo un po' tutte le attenzioni su di me, quindi comunque ero assolutamente super coccolata e amata all'inverosimile. Credo che non sarebbe cambiato nulla anche se avessi avuto dei fratelli o delle sorelle, però comunque i figli unici ricevono un po' tutte le attenzioni per loro, ma è normale che sia così, non si devono dividere con nessuno, quindi erano tutte le mie, quindi io ero veramente felicissima da piccola. E ho avuto un'infanzia molto serena e molto tranquilla. Poi c'è stato un capitolo nero della mia vita, che sono le scuole medie, ma siccome è un capitolo nero, direi che lo saltiamo, perché comunque in questo video non voglio tirare fuori cose tristi, cose brutte, quindi faccio una riflessione, ma la voglio tenere su toni abbastanza positivi. Quindi, insomma, quello è stato un brutto capitolo che mettiamo via e lo mettiamo da parte. Gli anni dell'adolescenza sono stati bellissimi. Io non ho avuto le classiche crisi adolescenziali. Oddio, qualche piccola crisi adolescenziale ovviamente l'ho avuta anch'io, però sempre cose leggere, comunque molto superabili e sono stata proprio contenta perché io mi sono divertita tantissimo durante l'adolescenza. Avevo le mie amiche, avevo i miei fidanzatini, quindi insomma uscivo, andavo in discoteca e tra l'altro andavo in discoteca e ballavo tutto il tempo. Io entravo in discoteca, uscivo dopo 4 ore e ballavo senza fermarmi un secondo. Non so come facevo a reggere proprio a livello di fiato, però io ballavo tutto il tempo, quindi è stata veramente una cosa divertentissima perché io poi mi divertivo, ci andavo tutti i sabati e tutte le domeniche ero in discoteca. Poi ovviamente con i miei amici avevo la mia compagnia, quindi andavo al mare, andavo a fare le mie passeggiate, insomma facevo una serie di cose che comunque mi divertivano tantissimo. E poi, se mi seguite lo sapete, a 18 anni è arrivato anche il grande amore, che è comunque stata la cosa più bella forse della mia vita e ancora oggi condivido con la stessa persona la mia vita, perché comunque ci siamo messi insieme a 18 anni, io ne avevo 18, lui ne aveva 3 più di me. E ancora oggi, dopo 22 anni, noi stiamo insieme e le cose vanno bene, c'è molto affetto, molto amore, molto equilibrio, molto rispetto, quindi comunque una bella storia. E quindi, insomma, a 18 anni ho conosciuto il vero amore, quello con la A maiuscola, e per fortuna, e non solo per fortuna, e poi vi spiego perché, ancora oggi posso vivere questo amore. Perché dico non solo per fortuna? Perché io non credo che portare avanti una relazione per 22 anni e farla restare sempre accesa e stabile sia questione di fortuna.
Io credo che la fortuna entri in gioco solo per alcuni elementi, magari la fortuna di essersi incontrati, la fortuna comunque di aver avuto la possibilità, di stare insieme, di non essere magari separati, ad esempio, da un lavoro, ecco perché magari a volte arriva un lavoro in un'altra città e una coppia deve separarsi. Noi abbiamo avuto magari quel tipo di fortuna. Però, per il fatto di stare insieme e di avere comunque una relazione come quella che abbiamo, c'è un grande lavoro dietro, in realtà non è fortuna, bisogna essere capaci di ascoltarsi, di dialogare, di rispettarsi, anche di litigare, bisogna essere capaci anche a litigare, farlo nel modo giusto, quindi non far volare insulti uno dietro l'altro e così basta, bisogna litigare in modo costruttivo, quindi non insultarsi mai, non offendersi mai e cercare invece di accogliere le emozioni uno dell'altro e cercare di capirle e integrarle. Quindi non è una cosa che dipende dalla fortuna, è un lavoro in realtà che si fa e se si è innamorati si fa volentieri e si fa perché si sa che poi quello migliorerà ancora di più. Quindi noi abbiamo un rapporto di questo tipo e ovviamente fino ad oggi almeno sta funzionando e ha funzionato. Quindi diciamo che se devo fare un bilancio posso dire che sono assolutamente soddisfatta della mia famiglia, sono assolutamente soddisfatta della mia relazione affettiva e il neo invece è il settore professionale. Quindi io oggi compio 40 anni e non vi posso dire di essere soddisfatta dal punto di vista professionale, perché purtroppo io non lo sono per niente. Io adesso sto lavorando e poi farò un video sul mio lavoro perché vi racconterò un pochino che cosa faccio, non tanto perché sia un lavoro particolare, ma perché voglio raccontarvi un po' com'è andata e soprattutto raccontarvi come si svolge, perché io lavoro da casa. Lavoro da casa, però non sono una libera professionista, quindi non è un'attività indipendente che faccio da casa. Sono dipendente di un'azienda, ma lo faccio da casa per una serie di motivi, ma poi su questo vi faccio un video. Non so ancora quando riuscirò a farlo, però prima o poi lo faccio, quindi prima o poi lo vedrete sul canale. Comunque io sto lavorando, faccio questo lavoro, è un'azienda americana. Quindi ho un contratto, diciamo non italiano, ma un contratto degli Stati Uniti. Ed è insomma un lavoro che io svolgo da casa mia perché ovviamente non potevo trasferirmi negli Stati Uniti, quindi ho avuto questa possibilità. Però, pur essendo un lavoro che è pagato regolarmente, che mi va bene, che non è particolarmente complicato da svolgere, comunque non è il lavoro della mia vita, non è quello che io volevo per me. Io per me avrei voluto qualcosa di un pochino più creativo e soprattutto avrei voluto qualcosa che davvero mi facesse alzare la mattina con la voglia di mettermi a lavorare, quindi una cosa che fosse talmente bella e appassionante per me da avere proprio voglia di svolgere quel lavoro. Questo non è il mio caso perché io faccio un lavoro comunque abbastanza di segreteria, diciamo così, che per quanto non mi dispiaccia, non è certo uno di quei lavori che vi fa alzare la mattina con la voglia di mettervi a lavorare, anzi, molto spesso è noioso e ripetitivo. Quindi comunque io lo svolgo, cerco di farlo al meglio, però non sono così entusiasta, ecco. E diciamo che il lavoro è un po' il mio capitolo nero della mia vita, perché non sono riuscita in 40 anni ad avere una stabilità economica e una stabilità professionale. Ho fatto un sacco di sbagli io in questo settore, ho fatto delle scelte sbagliate, mi sono resa conto che alcune scelte non erano quelle adatte per me quando magari ormai era troppo tardi, quindi ho fatto una serie, di cose sbagliate. Ma sono sempre stata anche molto instabile dal punto di vista professionale e questo io ho capito che è successo perché non avendo trovato la mia strada, non avendo trovato quello che davvero mi dava soddisfazione, dopo un po' diventavo impaziente e mi veniva la voglia di cambiare per provare a fare qualcosa che magari mi poteva piacere di più. Quindi ho sempre un po' rincorso questa soddisfazione che non arrivava mai e che tutt'oggi non è arrivata, perché non mi fraintendete, non mi sto lamentando del mio lavoro, meno male che ce l'ho e meno male che l'ho trovato, però se mi chiedete sei contenta, è il lavoro che volevi, vi dico no, in realtà
No, sono contenta perché ce l'ho, sono contenta perché lo posso anche svolgere da casa, quindi comunque anche più comodo, però oddio, non era proprio il lavoro che io sognavo per me, io sognavo per me qualcosa che davvero mi potesse rendere entusiasta e farmi svegliare la mattina con il sorriso sulle labbra perché vado a lavorare, mi piace talmente tanto che ci vado volentieri. Ecco, questo non è il mio caso. E quindi oggi che ho 40 anni vi posso dire che quello è un po' il mio cruccio, perché comunque non mi rende così felice questo aspetto. Però ce ne sono tanti altri che invece sono contentissima di aver avuto. Io ad esempio ho avuto la possibilità di viaggiare, ho avuto la possibilità di viaggiare anche abbastanza nel mio piccolo, perché comunque ho fatto un sacco di viaggi con la mia famiglia, ho fatto un sacco di viaggi con il mio compagno, ho fatto anche tre crociere, che comunque sono una bella esperienza perché la crociera vi permette di vedere tanti posti diversi, tutti concentrati in una settimana. Quindi magari voi andate a dormire che siete a Barcellona e vi svegliate il giorno dopo che siete, che ne so, in Portogallo, faccio per dire, faccio un esempio. Quindi è veramente una bella esperienza. Poi magari ve le racconto le mie crociere, perché tanto i video di viaggi ogni tanto vedete che li metto e piano piano ve li racconterò tutti. Quindi arriveranno anche quelli. Quindi insomma sono contenta perché ho avuto la possibilità di viaggiare. Ho una casa, io ho una casa tutta mia in cui vivo con il mio compagno, quindi comunque anche quella non è certo una cosa da sottovalutare. Quindi diciamo che se devo fare un bilancio sono abbastanza soddisfatta di questi miei primi 40 anni, perché comunque fino ad oggi sono stata abbastanza bene. Sì, qualche piccolo problema l'ho avuto, ma niente di grave, quindi comunque sono stata abbastanza bene. Ho la mia casa, ho viaggiato, ho fatto delle belle esperienze, una bella famiglia, una bella relazione e anche una bella famiglia quella del mio compagno, quindi io mi trovo bene anche con la famiglia del mio compagno. Ho avuto dei familiari che purtroppo adesso non ci sono più, ma che mi hanno dato tanto amore, dei quali conservo un bellissimo ricordo, in particolare i miei nonni. Quindi con loro proprio ho avuto una bellissima infanzia, una bellissima adolescenza e anche una bellissima prima età adulta, perché comunque quando loro sono morti io ero già adulta, avevo superato i 30 anni, quindi comunque ho avuto la possibilità di godermeli fino a quell'età. E quindi insomma tutto abbastanza positivo, tranne questo capitolo ostico che è quello del lavoro. E un'altra cosa bellissima che metto in questi miei primi 40 anni è il fatto di aver scelto di aprire un canale YouTube. Quella è una cosa che mi dà tantissima soddisfazione, che sono contentissima di aver fatto. Quindi insomma, diciamo che posso fare un bilancio tutto sommato abbastanza positivo. Non ho avuto grandi tragedie, grandi drammi, tutte cose che fanno parte della vita normale di tutti, però insomma ne sono comunque abbastanza soddisfatta. Quindi questi più o meno sono stati i miei primi 40 anni, queste sono le mie riflessioni. Io vi posso dire che per quanto riguarda me, la mia persona, ho avuto delle evoluzioni particolari in questi 40 anni, perché io da piccola ero veramente timidissima, molto timida. Infatti, se mi avessero detto quando ero piccola che un giorno avrei avuto un canale YouTube, a parte che YouTube quando ero piccola non esisteva neanche perché non c'era neanche internet, però mi avessero detto una cosa del genere, mai e poi mai ci avrei creduto, invece sono qua. Quindi da piccola ero timida, poi questa timidezza ha cominciato ad andarsene un pochino durante l'età dell'adolescenza, per poi scomparire quasi completamente nell'età adulta, perché io comunque non sono una persona timida. Sono una persona riservata perché magari non racconto proprio tutti i fatti miei a tutti. Quindi sono abbastanza riservata. Quando racconto delle cose è perché non le ritengo così tanto private, quindi comunque se le racconto è perché mi va di raccontarle. Quelle che ritengo proprio private non le racconto facilmente, quindi sono riservata da quel punto di vista. Però non sono timida, sono una persona comunque abbastanza aperta. Io in passato per lavoro ho anche parlato molte volte in pubblico, quindi davanti ad un pubblico di 50-60 persone, tenendo delle conferenze, quindi comunque è una cosa che facevo e mi piaceva anche. Quindi devo dire che in questi miei primi 40 anni sono riuscita a superare brillantemente la mia timidezza, perché da piccola ero veramente timidissima e oggi posso dire di non esserlo più. Quindi comunque
Insomma, questa è stata una bella conquista, è stata una cosa che mi ha fatto piacere riuscire ad ottenere, il superamento di questa timidezza. Mi sono quindi esposta un po' di più e ho capito che tutto sommato non succedeva niente, ecco, mettiamola così. Quindi questa è stata una grande conquista, ci sono state altre grandi conquiste che almeno io considero grandi conquiste, ad esempio quando sono riuscita ad avere una casa tutta mia, quella è stata una grande conquista. Ovviamente io su questo devo ringraziare i miei genitori perché mi hanno aiutato loro e tuttora mi stanno aiutando. Quindi non è una cosa che posso dire di aver fatto completamente da sola. Però comunque diciamo che ce l'abbiamo fatta anche ad avere quella cosa lì, quindi sono soddisfatta anche da quel punto di vista. Quindi se dovessi mettere un pollice in su o in giù per questi miei primi 40 anni, tutto sommato sarebbe un pollice in su, perché è vero che il punto di vista professionale non è proprio come volevo, però ci sono comunque un sacco di cose positive di cui io posso parlare. Non so assolutamente quanto sia venuto lungo questo video perché ho perso completamente la cognizione del tempo. Spero che abbiate capito qualche cosa di quello che io volevo dire perché mi rendo conto che quando si fanno questi video riflessione si rischia di farli venire fuori una specie di delirio senza senso, ma spero che non sia così. Quindi fatemi sapere nei commenti se sono riuscita a spiegarmi e a farvi capire qualche cosa di quello che volevo dire. Comunque, queste sono le mie riflessioni. Io adesso vi saluto perché oggi è il mio compleanno, quindi passerò la giornata fuori. Anzi, vi chiedo scusa già in anticipo se per caso non risponderò subito ai vostri commenti perché non sarò a casa, quindi vedrò probabilmente i vostri commenti domani. Però poi sapete che vi metto sempre un cuore oppure vi rispondo se c'è qualche cosa di particolare che mi dite. Io vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e vi mando un bacio enorme.